fare gli spaghetti al ragù di pesce spada occorreranno gli spaghetti, il pesce spada, i pomodorini, l'aglio, l'estratto di pomodoro, vino bianco, pinoli, peperoncino, prezzemolo, pan grattato e olio extravergine d'oliva. È una pasta semplicissima ma di grande effetto. Come prima cosa metto a scaldare l'aglio con l'olio e intanto taglio i pomodorini. Li tagliamo in quattro. Chi l'ha detto che il ragù è solo il ragù di carne? Si possono fare dei ragù fantastici anche con il pesce, ma anche con le verdure. Penso al ragù di lenticchie, che è un'altra ricetta eccezionale che faccio spesso. Questo ragù è un ragù particolare, l'importante è tagliare il pesce spada un po' più piccolino, proprio per sentire un po' l'effetto del ragù, del piccolo pezzetto di pesce in questo caso. Bene, l'aglio sfrigola, è il momento di mettere i pomodorini. Facciamo andare un po' i pomodorini, li facciamo ammorbidire e poi aggiungeremo l'estratto che diluirò con un po' di acqua calda. Ok, mi dedico al pesce spada. Lo privo della pelle. E tagliate a piccoli pezzettini, così. È il momento di aggiungere l'estratto, togliamo l'aglio. Senza te non posso stare, se no mi manco senso, la terra sotto i piedi e quando vedo. Tra un paio di minuti aggiungeremo i pinoli. Io continuo a tagliare il pesce spada. Aggiungo i pinoli. Aggiungo il pesce spada. Aggiusto di sale. E stavolta, anziché il pepe, metterò il peperoncino. Abbiamo fatto un po' amalgamare il pesce con il pomodoro. E sfumiamo con il vino. Alziamo la fiamma, mi privo di questo tagliere, così lavoro più tranquilla. Facciamo evaporare l'alcol a fiamma vivace. E poi con un fuoco dolce faremo cuocere per una decina di minuti. Metto l'acqua a bollire e faccio la mudica atturrata. La pignata bolle, come si dice dalle nostre parti, a pignata vughe, quindi caliamo la pasta. Aggiungo il sale. E intanto mudica atturrata. Che cos'è la mudica atturrata? Lo spiego solo per quei pochi che non lo sanno, ma ormai lo sapete tutti. Filo d'olio in padella, pan grattato, la mollica si atturrerà, ovvero si tosterà e diventerà un condimento pazzesco.
Questo è chiamato il formaggio dei poveri, perché quando il popolo non poteva permettersi di comprare il formaggio da mettere sulla pasta, grattugiavano il pane raffermo e così facevano il loro formaggio grattugiato. Io vi posso garantire che è una goduria. Vi consiglio di farne in abbondanza, di lasciarlo in frigorifero dentro un barattolo e lo potete consumare sempre, anche dopo un mese. Ed è indicato per chi come me, siccome amo il formaggio nella pasta, sempre, quando c'è la pasta al pesce, ho un po' di dignità, non lo metto, anche se alcune volte farei volentieri una deroga, e allora metto a mudica atturrata. Questa ricetta, infatti, è una mia variante. La mudica atturrata è un plus che ho aggiunto io, e se volete farla, sono felice. Se non volete farla, comunque è buona lo stesso, senza mudica. Ok, c'è quasi tutto pronto. Andiamo a controllare il pesce. Assaggio per vedere com'è di sale e di peperoncino, se è giusta. Buonissimo. Il pesce è davvero gustoso. Il peperoncino si sente, ma è giusto. Direi che appena la pasta è pronta, mancheranno gli ultimi due tocchi. Il prezzemolo e la mudica atturrata. La mudica atturrata è pronta, deve essere così brunita. Mi raccomando, non la lasciate abbandonata mentre la fate, perché in un secondo diventa nera, quindi attenzione. Poi deve essere fatta a fuoco vivace, quindi state all'occhio. La pasta ancora qualche minuto. Siamo quasi pronti per finalmente provare i nostri spaghetti al ragù di pesce spada. Pasta pronta, maneggiamo in padella. Ci penso notte e giorno, sogno cucinato. Ho ancora molte cose da capire su come sono fatte le persone. Pensiero un po' di storia da scordare. Io sogno come sogno e non posso più cangiare. Se resto fermo non mi scatta la molla. Se tu ti muovi non mi scatta la molla. Aggiungiamo il prezzemolo. Aggiungiamo un po' di mudica, poi ne metteremo un po' sul piatto di portata. E direi che dobbiamo impiattare. Profumissimo, c'è veramente un profumo pazzesco. Bella. L'ultimo tocco di mudica. Pulisco e ve la presento come è giusto che sia. Signore e signori, ecco a voi la nostra pasta con il ragù di pesce spada. E con questa pasta tutta la Sicilia è a tavola. Per fare la pasta al ragù di pesce spada ho messo l'aglio in padella con olio d'oliva. Nel frattempo ho tagliato i pomodorini, che ho quindi trasferito in pentola insieme all'estratto di pomodoro e ai pinoli. Ho tagliato anche il pesce spada a pezzettini e versato in pentola, togliendo l'aglio e sfumando il tutto con il vino bianco, un'aggiunta di peperoncino e del sale. Ho cotto gli spaghetti in acqua bollente e tostato in un padellino il pan grattato. Ho mantecato gli spaghetti in padella e ho servito con prezzemolo e mudica atturrata.